Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio parlare di una pianta un po' particolare che produce a sua volta frutti un po' particolari. Si chiama pomelo o pummelo. È un vero e proprio antenato degli agrumi perché è una pianta antichissima, è considerato uno degli agrumi nativi che in Africa, in Asia e ai Caraibi diciamo cresceva spontaneamente, quindi i frutti cadevano, i semi germogliavano e la pianta diciamo si riproduceva da sola senza l'ausilio dell'agricoltura o dell'uomo, quindi una cosa veramente particolare. Come potete vedere i frutti sono giganteschi e ne esistono molte varietà, esistono molte varietà di pomelo. Oggi ve ne voglio far vedere alcune perché tutte purtroppo non sono molto disponibili, bisognerà aspettare ancora un po' di tempo. Principalmente i pomeli sono di tre tipi: a polpa rosa, a polpa rossa o a polpa gialla. Qui abbiamo un esempio a polpa gialla e due esempi a polpa rosa. Polpa rosa che in realtà, per esempio questo, dovrebbe essere a polpa rossa, però bisogna sempre aspettare un po' perché è sempre un pochino acerbo. Questo si chiama pomelo honey, in inglese significa miele. È considerato uno dei pomeli più dolci in assoluto. Come potete vedere è a polpa gialla, è veramente dolcissimo, io lo consiglio a tutti. Ha una grande buccia, un grande albedo che è molto amaro, che però se candito diventa ottimo, è veramente buono. Con la polpa ovviamente ci si può inventare di tutto, dalle insalate al semplice consumo diretto. Questo si chiama pomelo meraviglia, è uno dei pomeli più grandi, come potete vedere, adesso ve lo apro, è a polpa rosa. Rispetto a quello precedente ha la buccia molto molto meno spessa, quindi è una buccia che può essere anch'essa utilizzata, però non come il pomelo honey. In compenso però abbiamo una polpa che è veramente eccezionale, guardate che succosità. Passiamo al pomelo Chandler, una varietà leggermente più piccola. Come potete vedere il frutto è un pochino schiacciato ai poli, però la polpa, che dovrebbe essere un pochino più rossa, per ora è rosa. Questo perché il frutto è sempre un pochino acerbo. Ottima varietà, simile alla precedente, ovvero al pomelo meraviglia dal punto di vista del livello zuccherino e della dolcezza del frutto. Questi agrumi possono raggiungere gigantesche dimensioni. Pensate che per quanto riguarda il pomelo honey ne abbiamo pesato uno l'altro giorno che è arrivato a pesare 1,96 kg e secondo noi può raggiungere dimensioni ancora più grandi. Pensate che ce ne sono più di 7 o 8 varietà, quindi si arriva sulle 10 varietà. E abbiamo per esempio il Sarawak, abbiamo il pomelo di Timor, abbiamo il pomelo cocktail, abbiamo moltissimi tipi di pomelo che purtroppo per il momento non abbiamo in maturazione e quindi preferiamo aspettare un pochino di tempo per mostrarveli. Per adesso è tutto, io vi ringrazio per la visione di questo video e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!